Ciao a tutti e bentornati nel canale. Tra una mareggiata e l'altra è iniziata una delle peggiori stagioni estive di sempre. Non c'è praticamente mai stata l'alta pressione. Tra un temporale e un vento forte da scirocco, maestrale, ponente o levante, le occasioni di pesca sono state veramente poche rispetto a quelle degli scorsi anni. Nonostante questo, il pesce sente il richiamo dell'acqua calda nel basso fondo e in questo caso mi consente una cattura di una bella corvina. Poi l'immancabile tordo tra la posidonia e la roccia, un pesce buonissimo, come detto tantissime volte. In estate, vedete, i polpi sono veramente microscopici e vanno lasciati crescere in attesa che arrivi il mese di ottobre-novembre, in cui prendono peso e veramente iniziano ad essere delle ottime prede. In estate i tagli d'acqua sono veramente fondi e molto marcati. Guardate quanto è marcato questo taglio, come sfuoca la telecamera. Un'ottima interpretazione di quella che è la situazione estiva. In questo caso il pesce ha cercato una tana in corrispondenza di dove era il taglio, alternandosi tra sopra nell'acqua calda e sotto nell'acqua fredda. È stata un'ottima lettura perché alla fine mi ha portato questa bella cernia a casa. In un determinato punto dello spot noto che il taglio caldo si fissa sugli 8 metri e mezzo. So che in determinati periodi estivi identici a sera si fanno qualche giretto. Prova un aspetto. Prima identici un po' lontani. Poi sfila un'orata. Sono lì, devo provarci, non si avvicinano. Vabbè. Le incazzature classiche del pescatore in apnea. Cose che succedono.
prendere un pesce e vederselo sfilare perché si taglia la carne fuori dall'asta. Era veramente un tiro lontano. Ho azzardato. Non sarebbero tornati sicuramente. È andata così. Un po' di parolacce al pesce, ma torno a casa felice comunque di ottime prede. Un caro saluto a tutti e ci vediamo alla prossima.